Il mare spezzino è ricco di molluschi, di crostacei e di tantissime varietà di pesce. Tra queste ci sono le boghe e oggi con noi la signora Edda per spiegarci la ricetta delle boghe in scabeccio. Buongiorno Edda, Buongiorno cara. Gli cominciamo con gli ingredienti che ci servono. ingredienti sono olio, aceto, farina, un trito di cipolla rossa con rosmarino e rosmarino così a parte poi per guarnire. Una volta che abbiamo tutti i nostri ingredienti, cominciamo la preparazione. Qual è Benissimo. la prima fase? La prima fase è infarinare la boga. Quindi si La rotola padella, proprio dentro la sì, farina. così e poi si scuote un po' perché non ce ne rimanga molta così. Si mette un po' d'olio. L'olio un po' abbondante. Poi si mette la boga, si frigge prima da un lato, quando è abbastanza dorata, dall'altro lato. In 10 minuti la boga è pronta. E dalla boga va squamata? La boca va squamata prima di infarinarla e diciamo pulita nell'interno e diciamo messa in padella come l'abbiamo già messa, ecco. Adesso prepariamo il nacerto, lo puliamo. Anche questo altro pesce tipico delle nostre acque. Si scan. Quindi via la testa. Sì, via la testa, via l'interno. Si sciacqua, vero, un pochino. Sì. Ecco. Poi si passa nella farina. Poi anche nell'interno per via che friggendo, se no salta l'acqua e schizza. Ecco, poi si Si scuote scuote un un po'. po'. Poi lo mettiamo nella padella e anche questo, essendo un pochino più grossino, si fa cuocere bene, che abbrostolisca bene, diciamo che si dori bene e poi si comincia la fase, diciamo, da mettere sotto aceto, ecco. Quanto dobbiamo tenerlo sul fuoco più o Sul meno? fuoco andrà tenuto la boga, se è piccola così, un 5 minuti, questo invece un 10 minuti perché è grosso, allora 10 minuti magari sono troppi, 8 minuti, 7 così, poi uno si regola perché vede la crosta che prende una certa consistenza dorata, ecco, e allora E lì vuol dire è lì ci che siamo. siamo pronti. Sì. Ecco, per fare una ricetta per quattro persone, di quanti pesci abbiamo Almeno un bisogno? pesce a testa, Almeno, forse almeno. sono E buoni invece anche di delle più. boghe a piacere, uno essendo appetitoso e sotto aceto, ti invoglia a mangiarne anche una diecina, ecco. Accidenti. Poi secondo l'appetito, ecco. Continuiamo la nostra ripresa con il preparato per diciamo, metterle sotto aceto e al scabeccio e mettiamo nella padella un po' di cipolla tritata, cipolla rossa mi raccomando, con del rosmarino. Si fa dorare leggermente, non proprio soffriggere tanto, si fa dorare e poi si mette l'aceto. L'aceto lentamente perché mentre si mette l'aceto, l'aceto vapora con facilità. Ecco, mettiamo l'aceto. E poi questo aceto quando leva il bollo, diciamo, lo versiamo Sul sul nostro bollo. pesce, sì, benissimo. Ed ecco qua i nostri pesciolini cotti proprio a puntino. Come li Benissimo. serviamo? Li serviamo, diciamo, ognuno secondo a piacere quando ne vuol tirare giù, si prende il pesce, ogni commensale si prende un pesce a piacere, grosso, piccolo, come desidera, se lo pulisce. Pulito il pesce, si mette un pochino di questo. Un po' di olietto, la Un po' di salsina, come olietto, un la po' sì, chiamiamo? come una salsina, ecco. Una salsina, poi si prende un pomodorino. Il pesce è stato pulito, tolto la lisca, guarnito con un po' di pomodorini, un po' di rosmarino ed è pronto, da consumare, ecco. Ecco, guardate qua che bella pietanza, peccato anche in questo caso che non possiate sentire il profumo perché davvero merita. Infatti è vero, Edda, qui non lo possono vedere le persone che ci ascoltano, però ci sono tante persone che si sono fermate qua ad ascoltarla per capire che cosa di buono stavamo preparando. Una volta scoperto c'è qualcuno che ci sta guardando che vuole venire qui ad assaggiarlo. Glielo facciamo assaggiare? Benissimo, Chiamiamo? benissimo, sì. Ok, assaggiamo lo sgombro. Veramente molto buono, appetitoso.
Ringraziamo la signora Edda per questi preziosi consigli di cucina, quindi quando verrete alla Spezia mi raccomando andate a visitare tutti i luoghi dell'UNESCO, le Cinque Terre e Porto Venere e poi fate tappa nella cucina della signora Edda che vi preparerà queste boghe in scabeccio. E dal Forte Macè con le nostre cuoche vi salutiamo e vi aspettiamo. Ciao! Ciao!